Ciao ragazze, ciao a tutte. Volevo condividere con voi il mio ultimo pacco, arrivato a metà settimana scorsa, ed è un ordine effettuato da Bottega Verde. Come vi ho detto, io sono molto scettica sui prodotti Bottega Verde, proprio in maniera, li uso, ma in maniera razionale. In genere vado a farmi una cultura sul blog di Lola per appunto avere chiara il concetto di quello che c'è dentro questi prodotti. Una cosa però posso dire, utilizzo una crema, e cioè la Retinolo Bio Plus, cioè questa. Vediamo se si vede bene. Da un anno e mezzo ormai, sono onesta, cioè lapidatemi, fatemi quello che volete, ma io mi trovo veramente bene. L'INCI pare, sempre leggendo questi blog, queste recensioni dedicate al bio, pare non sia dei migliori, o meglio, è accettabile, è bio ma non è eco. Io sono onesta. Vi è anche del dimeticone intorno alla metà dell'INCI, che non so se si può vedere bene perché veramente è minuscolo. Ma vabbè, io mi trovo bene, cioè è una crema che riesce, che il mio viso assorbe anche molto bene. Non mi dà l'effetto unto, non mi dà l'effetto appiccicaticcio, soprattutto d'estate, che è una cosa proprio che non si tollera, cioè veramente io non la tollero. Lo utilizzo in combo alla crema contorno occhi e labbra, che ho cambiato da poco, perché prima utilizzavo una crema della Martina Gephardt e adesso utilizzo invece un prodotto della Pura Vida. Che onestamente ancora devo valutare bene, in quanto è biologico ed è compatibile, è anche vegano, sì, è anche vegano, mi sa. Vegano si dice? No, scusatemi, non è sperimentato sugli animali. Vabbè, comunque, resta il fatto che certificato Eco Bio Cosmetics, confezione riciclabile al 100%, misto carta, è senza nickel, cioè il nickel contenuto è inferiore allo 0,05. Dermatologicamente testato, niente parabeni, niente profumo, ed è vero. Non lo so, io lo sento troppo pesante. Pensavo di aver trovato con questo una soluzione più leggera rispetto alla crema della Martina Gephardt, ma comunque idratante quanto quella. Onestamente sono arrivata al punto di pensare, dopo circa 2 settimane dall'applicazione di questo prodotto costante, che la Martina Gephardt era molto più di facile assorbimento per il mio contorno occhi rispetto a questa qui. Che ha un costo di 30-35 euro, cioè vogliamo, e mi è stato regalato ovviamente, omaggio del mio moroso. Non lo so, ancora non è che mi convince proprio tanto, cioè io ho la sensazione che sia molto pesante, cioè che adesso magari sia ancora sopportabile, ma quando arriverà a luglio proprio no. E pertanto pensavo magari di accantonarla per riutilizzarla a settembre, comunque con l'arrivo del fresco, o meglio. Con un caldo meno afoso. Comunque, ecco, proprio dal pacco di Bottega Verde, quindi sono venuti fuori queste due confezioni di Retinolo Bio Plus. Vi spiego perché ne ho acquistate due, perché hanno un prezzo notevole, nel senso, se non si becca la promozione, costano. Io le ho pagate 6,90 euro, una cosa del genere, 6,90 l'una. In negozio, o comunque senza sconto, costano intorno ai 30 euro se non erro. Poi ho letto delle recensioni positive su questa nuova linea, la Natural Lift, che è una crema viso con argileline. Ha un ciclometicone. Eppure diceva di essere un buon prodotto. Vabbè, proveremo. Proveremo, male che vada, la si usa per i piedi. La crema si presenta in questa confezione carina. Crema viso con argireline. Dal sito, onestamente, dal sito, dalle recensioni lette,
Non dicevano che fosse proprio una brutta roba. E quindi l'ho acquistata. Certo che adesso leggendo Lynch, vedremo. Nulla, poi la Bottega Verde mi ha inviato dei campioncini all'interno del pacchetto. Anche questa costa da 6 euro, no, 4,90 credo. Mi ha inviato uno shampoo, mi ha inviato dei solari, nettare di peonia, protezione. Sì, protezione, infatti è un argomento che dobbiamo affrontare. Sono in partenza per la Grecia settimana prossima, pertanto devo fare un acquisto di solari, non indifferente, soprattutto un acquisto bio. Pertanto, vedendo un po' in giro, ho anche visionato molti consigli sull'utilizzo dei prodotti dell'equilibria, dei protettori, diciamo, solari equilibria. Quindi pensavo di acquistare quelli. Spero di arrivare al viaggio in Grecia. Un caro saluto. Ciao ciao.